Tempo di finale qui sul campo delle Grifoni Calcio, siamo in Villa dei Massimi, tutto pronto per questa ultima giornata, ultima partita per il girone Under 16. Grifone, squadra di casa, tenuta bianca, affronta la Lazio in completo blu. Tutto pronto, inizia il match. Tocca il primo pallone appunto la Lazio, che prova a impostare con calma e tranquillità il primo possesso palla in loro favore. La buona fede con la 2 sulla schiena, riparte, va sempre da Di Claudio, regista, play puro in casa Lazio. Questa volta perde però 2-3 tempi di gioco, recupera così palla il Grifone, ora vuole lanciare il contropiede rapido. Ancora bello il tocco d'esterno profondo, può arrivare l'incrociato qui destro, raso terra, chiude Giacomone sul tiro di Nicolas Accoroni. Molto rapido qui da parte dei giocatori della Lazio in questi primi 10 di gioco. Romanelli, serie di scontri, favoriscono il 7 che allunga il piede, mette in rete il gol dell'1-0, casuale, fortuito, ma buono ovviamente il vantaggio della Lazio all'11esimo di gioco. A segno il numero 7, Nicolas Romanelli, che ha approfittato di un'incertezza difensiva. Sono scontati un po' tutti lì, due centrali, anche Capanna, ovviamente superato in maniera incolpevole. Comunque si sblocca il match, 1-0 Lazio all'avvio. Intorno al 7 del Grifone, ancora Pollinori a prendere posizione, ormai è entrato verso l'area di rigore avversaria, non c'è nulla qui, voleva il rigore il numero 9. Troppo profondo il suggerimento, appunto vista la linea alta della Lazio, è andato bene il lancio di Reita. Posizione dubbia qui da parte di Pollinori, che resiste un paio di volte, apre il piattone, Capanna miracoloso in avanti, poi si fa male, rimane a terra. Proprio Di Marzio, ancora in avanti, suggerimento al centro, Pollinori scala molto bella la girata di prima intenzione per Di Claudio, poi pallone che sfilava, buono per Romanelli che non trova la sfera, la trova Noto che prosegue la corsa, ancora al centro, perfetto il cross per Reita, ottimo l'inserimento del 10, questa volta tira alle stelle però con un piattone morbido per Accoroni. Tocca mai il terreno quel pallone, tanto Reita, lancio altro per Pollinori che prende il via sull'out, poi pallonetto sotto, la traversa si spegne nella rete ed è il raddoppio Lazio, gran bel gol qui sempre Reita a illuminare. Pollinori ringrazia il compagno, scarica in rete un pallone molto complicato visto anche l'uscita, intervento tentato da Capanna, 2-0 Lazio allo scadere del primo tempo. Quindi tutto pronto, può iniziare questo secondo tempo di Grifone Lazio. Finale Under 16, riparte ora il gioco con il Grifone ovviamente che riparte con il pallone tra i piedi. Primo pallone riguadagnato dalla Lazio che va con buona fede, deviazione favorisce proprio Pollinari, altro tacco per lui, un po' corto, riesce a alleggerire il Grifone, vuole uscire ora dalla propria tre quarti campo, si continua a controbattere però, a contendere il pallone lì alla fine, alla meglio Di Claudio, buono il suggerimento per Zangari, va al centro, bello il mancino, Pollinari ancora in controtempo, cerca la doppietta personale, palla che sfila sul fondo, ai piedi di Capanna, ci pensa forse un po' troppo Capanna, poi prova un cross, un lancio anzi, direzione della Lazio, palla rimane lì, Reita, Capanna è fuori dai pali, Reita va in porta, Capanna recupera la posizione e il pallone, la rimane comunque lì sull'out di destra, ancora buona fede. Vediamo se va sul fondo, pensa un cross che arriva ora, spizza ancora Pollinari che per poco non trova il gol del 3-0. Partirà il capitano Pagliotti, fischia il direttore di gara, va il 10, rasoiata morbida al centro, arriva la girata di Giovagnoli che mette alto di un metro circa e Romanelli. Gli altri cambi da parte di entrambe le panchine, Calvani svetta, mette nei piedi di Reita che legge male il rimbalzo, calcola male la situazione, parte il destro di Romanini, la tocca Giacomone, calcio d'angolo, occasione nitida qui per il Grifone per trovare il gol del 2-1. Colpito direttamente De Angelis, regalo qui di Capanna, De Angelis, la tocca forse Capanna, palla che sbatte sul palo, graziato il portiere del Grifone. Il pallone al 19, per poco non spedisce in rete, il pallone appunto sarebbe falso, il 3-0, intanto ottimo lo sprint, tocco di esterno, esce Capanna, chiude Giovagnoli quasi sulla linea, quindi punizione per loro.
si va al centro, scambio stretto, poi si allarga proprio su Toppi, qui il gioco del Grifone, va al centro ancora di Claudio, rimane a terra, poi il 4, colpito forse un po' in ritardo, De Angelis apre il piattone, può sfidare Capanna, qui il giocatore della Lazio, prova un altro dribbling, Capanna lo ipnotizza. Riparte Capanna, lancio profondo, Romanini la tocca in qualche modo, riesce a servire Ramieri, ma con l'esterno proprio da Romanini, ora vuole andare al centro, tutto solo, può affacciarsi a Coroni nei confronti di Giacomone, che se la trova praticamente addosso al corpo, riesce a smanacciare in rimessa laterale, occasione sprecata qui da Coroni. È stato un po' in sordina nel match, ha preso il posto di un ottimo Pollinari, sta giocando bene di incontro, di sponda il numero 19. Reità. De Cortés, stop orientato, si apre lo spiraglio, è buono, infatti la palla per Calvani che va diretto in porta, incrocia Capanna, buono il tuffo sulla sinistra. Secondo me in pieno recupero, Ciucci, numero 6. De Angelis, ci pensa un po', cerca una luce in avanti, viene chiusa però la strada ancora dal giocatore Grifone, arriva ora il triplice fischio. Finisce così questa finale di Under 16 nel secondo memoria della Salvatore Franzelletti. Qui dal campo del Grifone Calcio è tutto, vince la Lazio 2-0.